tra le scelte di Giampaolo, che quest'oggi schiera Bizera al posto di Canini, inserisce Acquafresca, lo conferma nel ruolo d'attaccante insieme a Matri e ritorna Fini dopo lunga assenza nel settore di sinistra. Catania, che è squadra in ottima salute, inizierà subito con particolare attenzione, la vedremo soprattutto impegnata in fase difensiva nel arginare i tentativi sulla destra di Foggia. Prime azioni, Cagliari inizia un po' timido e arriva il gol dopo 10 minuti, partita in salita, battuta di Mascara e colpo di testa da parte di Terlizzi che ha dei trascorsi nel Selarjus, pensate un po', aveva giocato per un paio di mesi con la squadra del Selarjus in Serie D, è tornato in Sardegna dopo aver rischiato di diventare rossoblù l'estate scorsa, 2 estati fa, dire il vero. Rivediamo il suo colpo di testa col pallone che si infila in rete, quindi 1-0 per il Catania, dopo 10 minuti non era la situazione migliore per il Cagliari, che reduce dalla sconfitta con il Genoa doveva in qualche modo tentare di riscattarsi, e questo gol complica il discorso. Ma la reazione è immediata: 30 secondi, Ferri palla dentro, il passaggio è giusto, coglie incontro tempo Matri, è costretto ad allargarsi Fini, che conclude alzando la mira sopra la traversa. Ancora Cagliari, qui la prima puntata a rete di Matri, buono il controllo, buono il diagonale, ma è ben piazzato Pulito sul primo palo, riesce a intercettare. Ancora la squadra rossoblù, bella l'azione che porta al tiro Acquafresca, il tiro a mezza altezza, potente, ben angolato, ma purtroppo fuori dallo specchio della porta. Qui l'occasione che poteva pareggiare il conto, la punizione dei conti, abitualmente queste deviazioni ti procurano il gol, invece in questo caso hanno facilitato quasi il compito del portiere, era una punizione calciata benissimo, vedete Terlizzi che tocca, il pallone batte sulla traversa ed esce in calcio d'angolo. Iniziativa di Foggia, buono il passaggio per il tocco di Acquafresca che poi continua nell'azione, anche in questo caso il tiro rimbalza sul piede d'appoggio dell'avversario e si impenna in modo strano scavalcando la traversa. Qui una leggerezza di Ferri, palla centrale nella tre quarti difensiva, sono palloni rischiosissimi questi, per fortuna Mascara pretende di calciare lontano e quindi Fortini intercetta. Secondo tempo, sono trascorsi 40 secondi quando Fini va al cross, il colpo di testa di Matri che si inserisce tra due avversari, approfitta della sbavatura, mette in gol per l'1-1, la gioia di Alessandro Matri, terzo timbro in questo campionato, è il giocatore del Cagliari che su azione ha segnato di più, oltre ai rigori, i gol su azione sono stati firmati da Matri e Acquafresca, 3 Matri, 1 Acquafresca, probabilmente in proporzione anche ai minuti giocati. Rivediamo. Primo gol su azione al Sant'Elia. Sì, primo gol su azione al Sant'Elia. Il cross col colpo di testa da parte di Matri, il gol dell'1-1. C'è tutto il tempo per tentare di vincere la partita e in effetti si riprende a giocare. Il Cagliari ha un bel contropiede qua. Acquafresca riceve all'esterno dell'area, tenta il tiro, il pallone è ribattuto, poi tenta la seconda battuta col sinistro, questa da dimenticare, il primo ci poteva stare, il secondo probabilmente non si è accorto di come siano smarcati i compagni nell'altro lato a destra. Qui una conclusione di Spinesi, anche in questo caso su un'azione particolare, dopo uno stop mancato da Bianco, quindi azioni non costruite ma che nascevano da sbavature. Cerca di cambiare qualcosa, Giampaolo si accorge soprattutto che Foggia è in difficoltà sull'esterno, lo avvicina un poco a Matri, così come fa con D'Agostino che sostituisce Fini, perché la vera sostituzione è questa. Il Cagliari gioca a questo punto con una punta centrale e con due punte molto vicine alla punta centrale, o che dovrebbero giocare molto vicine alla punta centrale, che è quella che si distingue ancora, vedete qua Matri che tenta di entrare, il pallone è ribattuto, poi Foggia deve addomesticare il coniglio che gli rimbalza intorno, riesce a mettere giù la palla, la serve poi per Bude che calcia da fuori, il pallone che viene intercettato da Pulito. Però Cagliari che riusciva a dare anche intensità alle sue azioni in attacco. Qui una punizione di Mascara che impegna Fortini in deviazione al di sopra e la traversa, la più difficile parata di Fortini in questa partita. Qui un tiro sbagliato di Del Grosso che diventa un passaggio per Matri, bello il tocco per Conti a botta sicura, ma Pulito è ben piazzato. Ancora Cagliari, un rimpallo favorisce Foggia, il cross, la conclusione tentata in girata da Matri, forse disturbato anche da un compagno, non ha visto il pallone arrivare all'ultimo momento, calcia alto. E qui l'occasione più ghiotta è il colpo di testa di Conti sulla punizione battuta da Budel con la risposta di Pulito che riesce a deviare in calcio d'angolo. Conti che ha sfiorato in 3 occasioni il gol nella gara di oggi. E qui poi l'ultima conclusione, quella di Del Grosso, un tiro al 47esimo col pallone che passa al lato. Finisce 1-1, ma mi pare di poter dire anche dal computo delle occasioni che il Cagliari meritava qualcosa.